Sarà Edward Jan Neschi, 48 anni, una laurea in giurisprudenza e una in consulenza del lavoro, da tempo impegnato attivamente in Sinistra Ecologia e Libertà, il candidato sindaco della sinistra alle prossime elezioni comunali di Faenza di fine maggio. Dopo l'appello lanciato da alcuni esponenti per costruire una lista a sinistra, alternativa al Partito Democratico, ieri sera l'assemblea convocata dopo il raccoglimento delle firme e delle adesioni ha decretato il nome con cui presentarsi alla cittadinanza e appunto il capolista da proporre come eventuale sindaco. In questo modo, SEL e gli esponenti che nelle passate elezioni europee e regionali hanno dato vita al fronte l'altra Europa con Tsipras e l'altra Emilia Romagna, per le elezioni faentine si presenteranno sotto la lista l'altra Faenza. Con queste prime decisioni, scrive il comitato di coordinamento della lista, prende corpo un progetto volto a offrire alle faentine e ai faentini l'opportunità di esprimere il loro voto a favore di una lista di sinistra, unitaria, portatrice delle istanze del mondo del lavoro, dell'ambientalismo, del volontariato sociale e dell'associazionismo. Una lista aperta agli apporti di quanti si battono per una Faenza solidale e migliori, in cui abbiano piena cittadinanza i diritti e le speranze di tutti. Nei prossimi giorni la lista verrà presentata ufficialmente con la pubblicazione del simbolo utilizzato per concorrere alle elezioni e con l'esposizione del programma elettorale.